Con la presentazione nei locali della regione e alla presenza di tanti amministratori, nonché dei partner che a vario titolo affiancano l'organizzazione, si alza il sipario sull'edizione 2022 del Grand Tour delle Marche, il grande progetto firmato Tipicità e Anci Marche, che propone 26 tappe in altrettanti territori della regione, a partire dal prossimo 14-15 maggio con Gusta Porto a Civitanova Marche, fino al 27 dicembre con la sacra rievocazione della Natività di Piobbico. Il Grand Tour è cambiato molto in questi 9 anni, siamo alla 9ª edizione e da un circuito di eventi che si limitava al periodo degli eventi stessi, diciamo che siamo in una edizione che guarda alla tipicità Endless Experience, quindi un'esperienza all'infinito che dura tutto l'anno. Quindi è un'esperienza per il turista che prende spunto dal singolo evento ma poi continua in tutte le sue sfaccettature. Ritorniamo in completa fisicità, mentre negli ultimi 2 anni il Grand Tour non si è fermato, anzi ha vinto anche un prestigioso premio proprio per questa attività che è continuata anche durante la pandemia, il Travel and Food Award conferito alla TTG di Rimini nel 2020 da una giuria di giornalisti turistici, dal GIST. Però non si è mai fermato, ma è stato in modalità cosiddetta phygital, dove era possibile si spingeva di più la fisicità, dove non era possibile prevaleva il digitale. Quindi quest'anno finalmente ripartenza a tutti i livelli. La risposta dei territori qual è stata? La risposta è grande perché è un modo di fare rete, i territori tra loro fanno rete. Si presentano non più in ordine sparso ma con una proposta complessiva e c'è sempre una richiesta di nuove presenze. Anche quest'anno ci sono nuove realtà che hanno chiesto di entrare, naturalmente debbono avere quei requisiti perché l'offerta deve essere comunque sostenibile. Protagonisti sono le piazze, i borghi, i porti, tra cibo e manualità per una festa lunga 7 mesi con la possibilità di conoscere e vivere una serie di esperienze indimenticabili. Il Grand Tour è un esempio importante di come si può fare sinergia mantenendo le identità e questo è fondamentale in una regione come la nostra, che è una regione dove le piccole dimensioni la fanno da padrona. Ma dove le piccole dimensioni non significa poca qualità, ma significa qualità, eccellenza, peculiarità. E noi, che non abbiamo un grande attrattore, abbiamo necessità di fare squadra e fare sinergia, perché solo così possiamo vincere la sfida della penetrazione dei mercati internazionali e dell'attrattività nei confronti dei nostri territori. Nato 9 anni fa per supportare Expo 2015 con proposte di accoglienza locali, il Grand Tour nel tempo ha creato una comunità regionale più capace di accogliere, che si è messa in gioco, ha sperimentato, è cresciuta e migliorata nelle proposte. Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo e vicepresidente di Anci Marche, da remoto, ha ribadito che è il contenitore che consente ai comuni marchigiani di lavorare insieme, valorizzando le rispettive diversità che diventano attrazioni turistiche. Sentiamo alcuni esempi. Gianmario Borroni è il sindaco di Monterinaldo, uno dei centri che fanno parte del Grand Tour delle Marche. Per voi un'esperienza che si ripete, diamo qualche coordinata. È da qualche anno che partecipiamo al Grand Tour con una grande emozione perché siamo il comune più piccolo forse all'interno di questa magnifica rete regionale. E quest'anno proporremo il 7 agosto Tipicità Archeologia, che è insomma il mettere insieme le nostre peculiarità, ovvero esperienze nel settore archeologico. Ci troveremo proprio alla fine della campagna di scavo dell'Università di Bologna e dell'Accademia Britannica di Archeologia, quindi potremo osservare le nostre bellezze del sito archeologico Laguma e scoprire i nuovi risultati della campagna di scavo. Poi ci sposteremo nel centro storico dove in una mostra temporanea potremo giocare con l'archeologia, con nuove applicazioni per i ragazzi, per poi gustare la cena fine serata.
Castelfidardo ancora una volta rappresenta la colonna sonora di tipicità. Noi ormai da qualche anno siamo riconosciuti non solo a livello internazionale ma anche a livello locale, anche delle altre amministrazioni, proprio perché contribuiamo ad allietare le feste di tipicità in tutte le tappe del tour di tipicità. Quindi anche questa volta, anche quest'anno ci siamo ovviamente con il premio internazionale della Fisarmonica a settembre, insomma un orgoglio per noi perché ha contribuito tipicità soprattutto a rappresentare quel valore della relazione, no, fra amministrazioni, no, non entrando in competizione ma appunto facendo rete e cercando di riscoprire e valorizzare ancora di più le eccellenze che abbiamo a pochi chilometri di distanza. L'abbiamo chiamato questo evento Sibillini Rosa perché vogliamo rappresentare un po' tutto il territorio dei Sibillini, dall'Ascolano al Fermano al Maceratese. Ultimamente io con la Regione Marche ho avuto degli incontri perché voglio stimolare la Regione a dare dei contributi in eccellenza per fare degli impianti nuovi, perché abbiamo una grande richiesta a livello nazionale e internazionale. Stare in rete con tipicità ci ha permesso anche di farci conoscere. Noi vi aspettiamo il 29 e il 30 ottobre alla 12ª edizione. C'è anche Porto Recanati nel Grand Tour delle Marche con uno dei prodotti più identificativi della città, che però sa anche reinventarsi, guadagnarsi spazi nuovi. Sì, il nostro brodetto è una tradizione a Porto Recanati, nasce come un piatto povero e come tutti i piatti poveri diventano poi un'eccellenza. Per noi il brodetto è un'eccellenza, ci identifica. Siamo in via di conclusione per quanto riguarda l'Inter della Deco, della denominazione comunale d'origine proprio per il brodetto, e questo ci dà modo, insomma, di identificare un piatto tipico con un piatto da ristorazione che identifica Porto Recanati. Questa è la volontà e questo è il nostro obiettivo. Avremo la tappa il 26 di giugno del Brodetto Show, ma anticiperemo dall'11 al 18 con quello che sarà la settimana del brodetto, a cui parteciperanno 16 ristoranti portorecanatesi. Siamo piccoli e da soli non possiamo vincere, ha spiegato il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori nel suo intervento. Il Grand Tour delle Marche ha avuto la capacità di integrare l'eterogeneità e questo è ciò che chiede il turismo internazionale. Importante che la rete di tipicità del Grand Tour delle Marche comprenda anche gli Atenei, Macerata e l'Università di Camerino, presente con il prorettore vicario Graziano Leoni. Quindi i partner, quello progettuale da tempo è Banca Mediolanum, che quest'anno ha in serbo novità e proposte per il Grand Tour. La nostra è una vera partnership, siamo veramente parte di questa community e più passano gli anni più ci rendiamo conto che la community è un valore aggiunto incredibile che non necessariamente viene sfruttato. Noi portiamo contenuti, quest'anno ne porteremo in sotto varie forme. Avrò il piacere quest'anno di avere al Fermo Forum anche il presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano, per far capire quanto la banca sia vicina a questo progetto e sia vicina ai territori. Anche con la parte legata alla sostenibilità siamo molto vicini al Grand Tour delle Marche, tenendo conto che già l'anno scorso insieme al Grand Tour abbiamo portato in dote, se così vogliamo dire, la nostra relazione con la App A-World delle Nazioni Unite. Quest'anno rilanceremo ancora con la App A-World perché l'ambiente o perché la sostenibilità più in generale non può essere qualcosa di un'attività spot, ma quest'anno andremo ancora più in profondità. Faremo anche altre attività legate al mondo della sostenibilità e anche al mondo della sicurezza e poi altre cose che però consentitemi di non svelare. A fare la differenza gli imprenditori, partner del circuito che affiancano, supportano, danno qualità. Daniele Crognaletti, amministratore di Easy Tour, parte il Grand Tour delle Marche, parte sostanzialmente una delle spinte principali per il turismo nelle Marche. Qual è il ruolo della vostra realtà? Ma innanzitutto complimenti a questa iniziativa, perché
delle iniziative così capillari sul territorio riescono ad essere messe insieme con questo grande evento è un'occasione importantissima, e il nostro ruolo è quello di amplificare la visibilità di queste attività sul territorio e portarle fuori regione per portare turisti da fuori regione. Quindi è una collaborazione attiva per cercare di incrementare i flussi turistici verso questi bellissimi eventi che meritano di essere assolutamente visitati. Claudia Ciculo, titolare Drive Agency, per voi un esordio dopo un anno particolare, il 2021, il 2022 invece che cosa può rappresentare per quello che voi fate? Allora, diciamo che per noi questo è l'inizio del secondo anno e abbiamo scoperto una realtà veramente interessante per noi. Noi ci occupiamo di bandi pubblici, quindi lavoriamo per piccole, medie ma anche grandi aziende, e oltre a questo, diciamo che è stato un po' il nostro successo in questo ultimo periodo, perché appunto ci sono un sacco, tanti fondi a disposizione per le aziende per la digitalizzazione, e noi ci occupiamo anche di questo proprio a 360 gradi, quindi dal web marketing un'analisi dei dati, quindi abbiamo una software house, ma soprattutto siamo anche partner ufficiali Amazon, che in Italia siamo solamente in 6, per cui è una struttura abbastanza variegata che offre diversi servizi per le aziende. Si chiamano partner, ma alla fine sono anche amici della famiglia di Tipicità, con il Grand Tour delle Marche, lo scatolificio di Battista. Come sarà presente? Qual è il contributo che volete dare? Noi con Tipicità quest'anno faremo proprio un format di allestimenti completamente ecosostenibili, perché questo è stato un po' il nostro ingresso con Tipicità, di portare i nostri prodotti ecosostenibili che, se anche riutilizzati, ripensati, poi possono essere rimessi nella filiera della produzione della carta.